South Uist, un'isola scozzese situata a 40 km a est dell'isola di Skye, è lunga circa 30 km da nord a sud e larga 11 km da est a ovest. La costa occidentale di South Uist è affacciata sull'Oceano Atlantico, è pianeggiante e caratterizzata da lunghe spiagge. A ridosso delle spiagge si trova il Macaire, una fertile pianura costiera con dune erbose dietro le quali si trovano i radi insediamenti dell'isola. La parte orientale è invece montuosa e include le cime del Bíne Mhor e dell'Hekla. Sull'isola si trovano diversi siti di interesse archeologico, incluso l'unico luogo della Gran Bretagna dove sono state trovate mummie risalenti all'età del bronzo. Ed è proprio qui che durante una spedizione archeologica venne trovato qualcosa di davvero sconcertante. Ma prima di continuare, iscriviti al canale e metti un like se il video ti dovesse piacere. Nel 2012 un gruppo di ricercatori dell'Università di Manchester ha scoperto che due delle mummie di 3.000 anni fa, rinvenute in una torbiera in Scozia, sono in realtà composte dai resti di 6 persone diverse. Le analisi del DNA hanno rivelato che due delle celebri mummie delle torbiere, rinvenute circa 10 anni prima, erano composte da parti del corpo di più persone diverse. Si tratta insomma di due mummie Frankenstein. Le mummie furono scoperte sotto i resti dell'insediamento preistorico dell'XI secolo a.C., di Clyde Helan, situato sull'isola di South Uist, al largo delle coste scozzesi. I corpi furono sepolti in posizione fetale dai 300 ai 600 anni dopo la morte. Basandosi sulle condizioni e sulla struttura degli scheletri, in precedenza i ricercatori avevano stabilito che i corpi erano stati posti in una torbiera il tempo necessario affinché si conservassero e poi, centinaia di anni dopo, erano stati risepolti. Terry Brown, professore di archeologia biomedica alla University of Manchester, disse che in effetti avevano avuto il sospetto che i corpi fossero più di quanti apparivano. Sullo scheletro femminile la mandibola non corrispondeva al resto del cranio. Quindi Mike Parker Pearson, della Sheffield University, propose di fare qualche analisi del DNA. Lo studio sulle mummie è pubblicato sulla rivista Journal of Archaeological Science. Brown raccolse campioni di DNA dalla mandibola dello scheletro femminile, dal cranio, dal braccio e dalla gamba. I risultati dei test mostrarono che le ossa appartenevano a persone diverse, nessuno dei quali aveva in comune la stessa madre. La femmina era composta da parti del corpo che appartenevano più o meno allo stesso periodo. Ma la datazione isotopica mostrava invece che la mummia maschile era composta da persone morte a centinaia di anni di distanza. Quale sia però lo scopo di questa operazione alla dottor Frankenstein, sembra però destinato a rimanere un mistero. Secondo Brown, la risposta potrebbe essere semplice. Le ossa nuove sono state utilizzate per sostituire alcune parti mancanti o deteriorate dei cadaveri originali. Brown cita a proposito le mummie di Cincorro, scoperte nelle Ande cilene, in cui gli imbalsamatori rinforzavano i corpi con bastoncini, erba, peli di animali, perfino pelle di foca. Brown dichiarò infatti: «È come se non fosse importante la persona, ma l'immagine che doveva trasmettere». Quindi non era una singola identità, ma la rappresentazione di qualcos'altro. Ma il suo collega Parker Pearson si spinge invece oltre, ipotizzando che l'unione di più antenati in un unico corpo fosse un modo per rappresentare il legame tra due o più famiglie.
E visto che all'epoca le terre si tramandavano per linea di sangue, queste strane mummie potevano essere l'equivalente di un moderno certificato di proprietà. Unire i resti di defunti diversi poteva essere visto come la rappresentazione dell'unione tra due o più famiglie e della loro progenie, e poteva essere il gesto che precedeva passi molto più pratici come la costruzione di grandi case dove due o più gruppi avrebbero vissuto insieme. Un altro indizio della bizzarra natura delle mummie di Cladallen è lo stato di conservazione insolitamente buono delle ossa. Una torbiera è un ambiente molto acido, con scarsa presenza di ossigeno, il che inibisce batteri che degradano la materia organica. Gil Plunkett, paleoncologa alla Queen's University di Belfast, che non ha partecipato allo studio, è convinta che si tratti di un insieme di condizioni particolarmente favorevoli alla conservazione della gran parte dei materiali organici. D'altro canto, però, l'acidità attacca materiali a base di calcio. Quindi la maggior parte delle mummie e delle torbiere hanno pelle e tessuti molli, conservati meglio rispetto alle ossa. I corpi di Cladallen sono ancora in connessione anatomica. Ciò suggerisce che chi li seppellì rimosse i corpi dalla torbiera dopo che vi avevano trascorso il tempo necessario per conservarsi, ma prima che l'acidità attaccasse le ossa. Quando le mummie, in seguito, vennero risepolte nella terra, i tessuti molli ricominciarono a decomporsi. Secondo Brown, potrebbero esserci altri corpi composti ancora da scoprire. Spesso, quando gli studiosi analizzano il DNA, prelevano campioni da una sola parte del corpo per evitare inutili danneggiamenti. E se esistono altre mummie del genere, è probabile che risalgano allo stesso periodo. Brown sostiene che bisogna indagare fra i resti risalenti a un'epoca che affonda nelle nebbie del tempo, in cui i rituali erano particolarmente bizzarri e al momento inspiegabili.